Insomma, questa è la festa dell'Udinese e tu ne hai fatto parte per tantissimo tempo, non può che essere anche la tua di festa. Sì, ricordo di aver passato un po' di tempo da queste parti, vagamente, insomma, quando non sapevo cosa fare la domenica pomeriggio mi dilettavo a venire qua allo stadio. È cambiato completamente tutto, chiaramente lo stadio, però il luogo rimane questo, il fascino rimane sempre questo e come ho detto tempo fa, l'orgoglio di aver preso parte alla crescita, allo sviluppo che questa società ha avuto negli anni e che è culminata appunto con questo popò di stadio, con questa veramente notevole crescita sia societaria che di tutto l'ambiente, è qualcosa di importante. Militare 13 anni in una società non è da tutti, quindi l'orgoglio c'è e me lo tengo tutto per me. Ecco, tra un po' ci sarà anche la sfilata da parte di tutti voi in campo. Sei pronto a raccogliere l'applauso di quel pubblico che non ti ha mai dimenticato e anche nelle nostre trasmissioni continua a ricordare l'affetto che prova per te? Sì, mi fa piacere perché ogni tanto vengo qua a vedere le partite, vengo da appassionato, da addetto ai lavori, vengo a vedere un po' come fanno i miei colleghi, e visto che ormai anch'io mi sono portato dalla parte opposta per cercare di ritagliarmi anch'io lo spazio da allenatore. E scendere in campo sotto un'altra veste comunque per avere non è cambiato assolutamente per avere... Diciamo che ridiamo per la presenza di Totò e Paolo Poggi dietro le telecamere. Ecco. Sì. È bello perché comunque riavvicinarsi così in maniera particolare con quelli che sono stati i tuoi tifosi e magari anche quelli che non lo sono mai stati perché sono piccolini, però è un bel ricordo. Ti chiedo anche un'opinione su quella che è l'Udinese attuale. Sta un po' stentando, non riesce a trovare una continuità di rendimento, sta commettendo degli errori che a lungo andare potrebbero condizionargli un po' il cammino. È chiaro che con l'avvento del nuovo mister, con l'avvento di Del Neri si è cercato di sistemare le cose, in parte ci è riuscito, il mister si vede, ha dato un'impronta nuova, un'idea nuova di gioco, e questo è palese, però ovviamente poi sono i calciatori che fanno la differenza e in questo caso devono riuscire a farla perché insomma il contesto è quello giusto per poter far bene. Ok, qui ti chiedo un'ultimissima considerazione, tu che sei stato un grande difensore spesso dell'Udinese attuale, si dice che il problema sia proprio nell'atteggiamento che hanno proprio i membri della difesa. Tu cosa consiglieresti, che consiglio daresti a questi ragazzi per provare ad invertire un po' questo trend che comunque è lo stesso dall'inizio del campionato? Guarda, ci sono dei momenti all'interno della stagione o in alcune frangenti che un difensore, un reparto, nello specifico, senza scendere appunto nel dettaglio, che magari soffre un po' di più. La differenza la fa l'atteggiamento durante gli allenamenti e quella che si suol dire la tignosità nell'approcciarsi al vero ruolo del difensore, perché poi è una frazione di secondo, se sbagli ti fregano. Il centrocampista è avvantaggiato perché dietro c'è il difensore, l'attaccante può sbagliare il gol, il difensore non può sbagliare, quindi bisogna veramente che loro si mettano lì con la testa a pensare che il fortino che c'hanno dietro le spalle non deve essere inviolato.